Ciao a tutti ragazzi, sono Gianpietro per gli amici Giampi. Sono praticamente nato nella cucina del ristorante pizzeria di mio nonno Ciccio. Ho iniziato il mio percorso come pizzaiolo, ma negli anni ho potuto approfondire lo studio nella cucina. E oggi voglio condividere con voi la mia passione per la cucina e vi invito quindi a seguire il mio canale Cucina con Giampi. Come prima ricetta vorrei farvi una ricetta semplicissima, un risotto con trevigiana e funghi porcini. Vi dico gli ingredienti: cipolla, trevigiana, risotto cameo o carnaroli, io mi trovo benissimo con questi due risotti, con questi due risi per fare risotti, dei funghi ammollati nell'acqua, porcini, del parmigiano reggiano, del burro e dell'olio. Ragazzi, fate come prima cosa, mettete un pentolino a bollire con l'acqua e mettete dentro sedano, carote e cipolla. Facciamo un brodo semplicissimo vegetale, che io ho già messo su. Allora, iniziamo col tagliare la cipolla. Facciamo un trito finissimo per il risotto. Allora, facciamo un soffrittino di cipolla. Mettiamo un filo d'olio. Facciamo arrosolare bene la cipolla, senza farla bruciare, mi raccomando. A questo punto mettiamo il riso. Io ho fatto una ricetta per due persone. Fate conto un 100 g di riso a persona. È la quantità giusta. Quando vedrete che il riso si sta praticamente attaccando al fondo, che è bello tostato, aggiungete un po' di vino rosso per sfumare. Ho dimenticato di dirvi che il brodo l'ho salato, gli ho messo un cucchiaino di sale grosso all'inizio. Adesso, come è sfumato il vino, aggiungiamo il brodo. Dopo messo il brodo, mettiamo il fornello a una media cottura e prepariamo la trevisana. Leviamo la parte dura. Non tantissima di trevigiana, perché sennò copriamo il sapore del porcino. Deve prevalere il sapore del porcino. Ragazzi, ho scolato i funghi porcini ammollati nell'acqua. Prendo i funghi, metto i funghi nel risotto e facciamo cuocere a fiamma moderata ancora un po'. Giriamo. Quando sono passati circa 10 minuti da quando abbiamo messo i funghi, mettiamo la trevigiana. Assaggiamo se il brodo comunque di sale è perfetto, quindi non aggiungiamo né sale né nient'altro, perché dopo con la mantecatura andremo a mettere il parmigiano, che rilascia il suo sapore. Ragazzi, nel frattempo prepariamo due foglioline di trevigiana, che facciamo dei filamenti per l'impiattamento. Ok, teniamo da parte, andiamo a girare il risotto, controlliamo il brodo se manca o non manca. In questo caso siamo a posto,
Ricordatevi ragazzi, importante, non fatelo a fiamma alta, fatelo comunque a fiamma moderata, anche verso il basso. La cottura di questo risotto, di questo cameo che sto usando io, è sui 14-15 minuti, non di più, perché dopo facciamo gli altri 2-3 minuti di mantecatura più riposo per prima di essere servito poi al piatto. Allora ragazzi, come abbiamo del risotto questa consistenza, vedete che è ancora un po' brodoso, in questa consistenza qua lo leviamo dai fornelli e facciamo la mantecatura. Praticamente mettiamo parmigiano e il burro. Deve uscire una sorta di crema. Se per caso lo troviamo troppo asciutto, aggiungiamo un po' di brodo, se no lo lasciamo così. Ragazzi, dopo averlo fatto riposare 2 minuti, giusto che comunque il burro si sciolga bene, si amalgama col chicco, possiamo impiattare. Eccoci qua, abbiamo un pezzettino di prezzemolo. Ecco qua ragazzi il nostro risotto con funghi porcini e trevigiana. Vi ringrazio per aver seguito la mia prima ricetta sul canale Cucina con Giampi e ci vediamo alla prossima. Ciao, una buona giornata a tutti.